presidente del Capolito portuale allora era già annunziato quello che c'era nel porto e quindi facemmo questa cosa. Purtroppo non ci fu la possibilità, un po' per mancanza di fondi, un po' per mancanza diciamo di avere quel tempo di mettere insieme queste relazioni, di poter fare già gli atti del convegno. Io ho raccolto le relazioni di coloro che praticamente invitai, ho approfondito di più attraverso studi, quindi girando un po' per biblioteche, ma devo dire la verità, la biblioteca di Amalfi era ben fornita su tutta la materia, anche perché poi ad Amalfi il primo libro me l'ha presentato il professor Giuseppe Gargano, che penso conoscete, che è un luminare della materia, che a lui diciamo ho dato possibilità durante la prima